Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Catherine Middleton, famosa semplicemente come Kate Middleton, è la consorte del principe William II nella linea ereditaria al trono dopo suo padre Carlo. Quest'ultimo, vista la straordinaria longevità di sua madre, difficilmente regnerà tanto a lungo, cosa che invece potrebbe fare proprio suo figlio considerata la giovane età. Ovviamente nemmeno lui raggiungerà i 70 anni di trono come Elisabetta II, la quale si è laureata come il sovrano più duraturo della storia del Regno Unito. Anche la duchessa di Cambridge ha partecipato insieme al resto della Royal Family all'evento speciale del Giubileo di Platino. Per 4 giorni si è festeggiato lo straordinario traguardo raggiunto da Sua Maestà, attraverso una manifestazione che è stata seguita da ogni angolo del mondo. I casi spinosi che ultimamente hanno colpito la famiglia sono stati messi da parte per qualche giorno in modo tale da dedicare tutta l'attenzione verso la regina che, lo scorso mese di aprile, ha festeggiato anche il suo 96esimo compleanno. Kate Middleton, il lutto che ha stravolto l'intera famiglia reale britannica. Nelle ultime ore sia Kate Middleton che il resto della casata ha preso la notizia circa la tragica scomparsa di una donna. Quest'ultima si chiamava Christine Hill, la quale ha aiutato il principe e la duchessa di Cambridge nel periodo che ha preceduto la nascita del loro primogenito George. La sua morte è giunta all'età di 74 anni con un portavoce della famiglia che, come riportato da Velvet Gossip, It ha dichiarato: "Ci mancherà dolorosamente". Kate si era rivolta proprio alla compianta donna per prepararsi alla venuta al mondo di suo figlio. Ad alcuni incontri con la dottoressa britannica avrebbe partecipato anche suo marito William, il quale ha preso delle nozioni importanti sul modo in cui accudire un neonato in determinate situazioni. In passato Christine Hill ha speso delle belle parole nei riguardi della famosa coppia, dipingendoli come due persone molto forti. I suoi consigli sono stati preziosissimi per il principe William e per la sua consorte, ai quali stanno crescendo alla grande i loro figli. La donna scomparsa da poche ore e la duchessa di Cambridge avevano inoltre stretto un bel rapporto, motivo per cui siamo certi che la triste notizia avrà addolorato la splendida quarantenne nata a Reading nonché lo stesso erede al trono. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.